guarda Erika, che casualità. Che incontro. Ma cosa facevi qua? Ma un giro, ma cosa ci fai? Niente, passavo per di qua. Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano in un nuovo video da Torino. Io ed Erika siamo venuti per farvi vedere alcune cose interessanti che non vi abbiamo fatto vedere negli altri due video. E siamo qua in questo corso che si chiama Corso Francia. Siamo venuti qua per due motivi. Primo motivo, questo è il corso rettilineo, quindi dritto, più lungo d'Europa. Scriverò, metterò quanti chilometri sono. E anche perché ci sono degli esempi di stile Liberty. Lo stile Liberty, anche conosciuto come Art Nouveau in francese, è uno stile importante per Torino. Pochi lo sanno, ma Torino è la capitale dello stile Liberty italiano. Quindi vi faremo vedere tre case qua. E fai vedere Corso Francia, Erika. Erika mi ha fatto notare che non avevo spiegato bene cos'è lo stile Liberty. Erika, spiega un po', tu che studiavi storia dell'arte, non dormivi. Ok, allora, lo stile Liberty è uno stile che si è sviluppato nei primi del Novecento in vari settori. Noi oggi parleremo di architettura. Quali sono le caratteristiche principali, possiamo dire? Dimmelo. Sono, allora, motivi floreali, comunque naturali, piante, alghe, insetti, un po' anche stilizzati. Cosa vuol dire stilizzati? Che diciamo non sono rappresentati in maniera naturalistica, quindi come appaiono nella realtà, ma sono un po', diciamo, cambiati, deformati. Poi abbiamo vetrate colorate e in generale comunque... diciamo linee più curve, forme più curve e basta. A te piace lo stile Liberty? Sì, mi piace molto, è molto bello ed è un peccato che, beh, sai che è legato alla Belle Époque, che sì. Era il periodo prima che le guerre distruggessero la cultura e la civiltà europea. È uno dei miei stili architettonici preferiti e sinceramente non sapevo che Torino fosse la capitale dello stile Liberty italiano, quindi insieme scopriremo questa cosa. Andiamo. Questa è la casa Fenoglio La Fleur, l'emblema dello stile Liberty di Torino. Fu progettata nel 1902 dall'ingegnere Pietro Fenoglio come sua abitazione, ma in realtà non ci abitò a lungo. Fenoglio si ispirò all'Art Nouveau francese e belga, curando i minimi dettagli dell'edificio. Erika, quindi un'opinione sulla casa Fenoglio La Fleur? Molto bella, grande Fenoglio, ottimo stile che hai scelto per casa tua. E ora andiamo alla casa numero 2, che è il? Che è il Villino Rabì. Dicevo ad Erika, la cosa che mi fa arrabbiare dei torinesi è che abbiamo un sacco di cose belle e non diamo importanza. Se fosse Firenze, fosse Roma, sarebbero invase dai turisti. Invece noi, prima di tutto noi torinesi, ma poi anche altri, non vengono perché non sappiamo valorizzare e dare la giusta importanza. Mentre stavamo cercando questa villa, che non abbiamo trovato, abbiamo trovato altri bellissimi edifici. Guardate quanti edifici belli ci sono in questa zona. Il Villino Rabì fu costruito sempre da Pietro Fenoglio in collaborazione con Gottardo Gussoni. L'influenza di Gussoni si rivede nelle caratteristiche più neobarocche dell'edificio, che quindi è abbastanza diverso dalla casa Fenoglio La Fleur, anche se è comunque forte l'influenza dell'Art Nouveau francese e belga. Erika, già che siamo qui, potremmo spiegare cosa sono i controviali. Spieghiamolo. Spiegalo. Allora, i controviali, come potete vedere, sono un pezzo di strada che corre parallelo al viale principale. Esatto. A che cosa serve? Uno, per creare dei parcheggi, perché le strade di Torino sono molto larghe. E spesso ci sono i parcheggi e qui anche la pista ciclabile. Quasi. Stranamente. E in realtà servono per fare questa cosa strana, cioè se tu devi girare a sinistra mentre sei sul viale principale,
non puoi farlo dal viale principale, ma devi metterti nel controviale e quindi andare parallelo a tutti gli altri, fermarti al semaforo e girare. Enrico, io sinceramente non ho mai capito come funzionano. Io li odio perché se ti accorgi troppo tardi che devi girare a sinistra e non sei entrato nel controviale, devi fare un'infrazione. E credo che Torino sia l'unica città che li ha, non so se ci sono da altre parti, e chi viene fuori da Torino non capisce come funzionano. Adesso vediamo, sono partite le auto sul controviale. Questi sono i cosiddetti bovindi. Erika, da dove deriva la parola bovindo? Ma vediamo se indovinate, bow window. Sì, come bistecca da beefsteak. E questo è un bovindo. Fa un po' ridere il plurale, bovindi. Bovindi. Però sì. Ecco, la cosa che non mi piace per nulla, queste scritte. Perché dobbiamo scrivere sui muri? E perché non cancelliamo? Ok, siamo arrivati, questo è il Palazzo della Vittoria. Davvero imponente. Davvero bello. Spero che si senta qualcosa con questo casino. Questo è un corso molto trafficato, come avete potuto capire. La Casa della Vittoria fu realizzata nel 1918 da Gottardo Gussoni. Rispetto agli edifici precedenti, questo presenta uno stile un pochino diverso, uno stile eclettico caratterizzato dalla presenza di elementi neogotici, ma anche per esempio da bovindi. Dovresti sapere ormai come si chiamano queste strutture. Vi do 3 secondi per dirlo. Portici. Erika, ma sapevi che Torino è la seconda città per portici in Italia, per lunghezza? Dopo Bologna. Dopo Bologna. Mi sembra siano 18 chilometri a Torino. L'ho letto di recente. Non era qua che volevamo venire, ma come vedete Torino è la capitale del Liberty. E si trovano esempi ovunque. Cos'è il libro cuore? È un libro. L'interrogazione delle scuole. Un libro scritto dal caro Edmondo De Amicis, un po' così strappalacrime anche. Però per molti anni credo lo facessero leggere a scuola proprio. Sì, è stato un libro importante per la lingua italiana perché era stato scritto, se non sbaglio, con l'idea di darlo agli italiani da leggere, perché gli italiani non sapevano l'italiano all'epoca. Quindi sì, è stato scritto proprio qua. Un altro esempio di stile Liberty, non sappiamo cosa sia. Erika? Siamo arrivati al mastio della cittadella. Spiegaci tutto. Sì, il mastio è l'unico resto di quella che era una fortezza che c'era qui a Torino. Si chiamava appunto Cittadella, era una fortezza difensiva costruita credo nel 500-600 ed è durata per 200-300 anni. Nel XIX secolo si è deciso che non servisse più a nulla, per questo hanno demolito tutta questa enorme cittadella, anzi tutte le mura, tutte le fortificazioni che c'erano a Torino, di cui questa cittadella era una parte. Però all'epoca, quando è stata costruita, era un'opera militare difensiva all'avanguardia che ha ispirato costruzioni dello stesso tipo in altri paesi europei. Quindi si può dire che tanti paesi ci invidiavano questa costruzione, di cui questa è solo una piccola parte che occupava tutta questa zona che è adesso occupata da casa. Ok, questa è via Pietro Micca, secondo me è la via più bella di Torino. Non so se Erika è d'accordo, ma adesso vi farò vedere perché è la via più bella di Torino, secondo me. Via Pietro Micca è una via particolare a Torino perché è diagonale e taglia la città di Torino.
Fu costruita nel 1885 abbattendo un bel po' di edifici, con l'idea di rimodernare l'impianto urbanistico della città. E secondo me ci sono riusciti. Secondo me l'impianto perpendicolare di Torino, di origine romana, ha dei vantaggi, ma è un pochino monotono. Il fatto che sia diagonale fa sì che si creino edifici ad angolo, molto rari a Torino e che io personalmente adoro. Questo è il mio preferito e anche il più famoso. Si chiama Palazzo Belia, fu progettato da Ceppi, lo stesso che progettò la via Pietro Micca, ed è anche questo un esempio sublime di stile liberty torinese. Ma in via Pietro Micca ci sono molti altri edifici degni di nota, quindi venite a vederli. Cosa fai, Erika? Salgo su un gradino per essere alta come te e non spuntare come una testa, come sempre, perché sono bassa. Comunque siamo arrivati alla fine del nostro tour dello stile Liberty a Torino. Siamo arrivati proprio alla fine di questo tour nella strada secondo me più bella di Torino. Sei d'accordo? Sì, è molto bella, molto bella. E niente, vi aspettiamo dunque a Torino. Se venite scriveteci e niente, grazie per aver visto questo video. Alla prossima. Ciao.